Scusi, sono Luca, disturbo, sono Luca Sansonetti dell'Opinione, da Roma chiamo. Senta, a che punto è la trattativa tra la Lega e l'Associazione Italiana Calciatori per il rinnovo del contratto collettivo, Presidente? Un po' in stallo, nel senso che noi eravamo rimasti a un impegno preso a dicembre quando c'era stata la revoca della stensione, della revoca dello sciopero da parte nostra, e l'annuncio che l'accordo era stato trovato, insomma, nei punti chiave di quell'accordo. Poi tempo della stesura, e poi ci siamo ritrovati a maggio a dover firmare noi un accordo collettivo, e in realtà la controparte non ha ancora siglato l'accordo, e niente, vuole mettere in discussione ancora punti su cui c'era stato appunto quell'accordo a dicembre. Se non sbaglio, il nodo è quello dei giocatori fuori rosa, vero Presidente? Ma in realtà ogni giorno ne tirano fuori uno, insomma, quello degli allenamenti separati lo richiamano, ma era superato dall'interpretazione che verrà data da Abete, Presidente federale, il giorno della firma, e quindi appena siglato l'accordo collettivo ci sarà l'impegno da parte del Presidente Abete di, nell'eventualità non ci sia accordo tra le parti, dare interpretazione a questo articolo, di redigere lui questo articolo, e questi erano gli accordi presi allora, gli impegni mantenuti dall'Associazione Calciatori, cosa che invece non è stata per la Lega. Senta, Ci si mette anche che in Lega non si sa più chi è l'interlocutore rappresentativo dell'assemblea loro, è ovviamente ancora più complicato. senta Presidente, secondo te c'è il rischio, lei c'è il rischio concreto che si arrivi allo sciopero? O quantomeno lo slittamento dei campionati professionistici per questa stagione? Non so, come detto prima, insomma, noi confidiamo che il Presidente federale faccia rispettare questi impegni e si dia garanzie anche formali della sigla da parte della Lega dell'accordo. Insomma, addirittura previsto un eventuale commissario ad acta per firmare l'accordo nell'eventualità ci sia l'impossibilità da parte della Lega di firmare l'accordo. Tutti noi auspichiamo che ci sia la firma, anche perché insomma, oggi inizia un'altra stagione e bisogna anche dare conformità ai tesseramenti dei Mi giocatori che sembra si che poi questo basano sia un accordo. su un contratto. Questo mi sembra che sia più un accordo che va a tutelare ovviamente i calciatori, quelli tra virgolette meno importanti, professionistici, quindi va a dire con tutti quelli che militano in Serie C. Sappiamo che in Serie C molte squadre hanno difficoltà economiche. Ma questo è un accordo che va per la Serie A, la Lega di Serie A, è ovvio che dopo va ad essere punto di riferimento per tutti gli altri accordi che interesseranno anche le categorie inferiori, ma poi non è che si tratta i nodi principali, che poi, come ho detto, erano stati superati a suo tempo, non erano assolutamente dal punto di vista economico e non riguardavano l'aspetto economico, erano principi di tipologia di allenamento piuttosto che di cure mediche o gli altri punti, insomma, che via via erano stati superati, come ho detto prima, poi ci siamo trovati questa sorpresa, insomma, che invece non è un accordo da parte loro che si possa firmare, è una cosa abbastanza imbarazzante. Senti, Presidente, che idea ti sei fatto tu invece di questo momento del calcio italiano? Un po' questo scandalo del calcio scommesse che sembra forse essere meno violento rispetto a quello che era all'inizio quando c'è stata l'inchiesta, poi adesso ci sta anche questa difficoltà tra un accordo per i contratti dei diritti TV tra le società di Serie A e B, che tra le società di Serie A la Lega, che momento è questo del calcio, Damiano? Manca l'unità di intenti che coinvolga tutti i soggetti che animano questo ambiente. Penso che sia abbastanza emblematica la situazione della Lega, a distanza di un anno
dalla creazione di una nuova lega e quindi la separazione tra la lega di A e di B per poter andare d'accordo e avere tutti gli stessi intenti, ci si accorge insomma che forse la frattura è ulteriore, insomma, penso che sia abbastanza emblematica sulla situazione dal punto di vista dei vertici politici calcistici. Per quanto riguarda la vicenda scommesse, è ovvio che l'impatto iniziale della vicenda è stato molto forte, sono stati fatti insomma, anche nomi a sproposito, ma in sostanza si è discusso sugli elementi che ancora oggi sono sul tavolo e quindi se ne è discusso già abbastanza, si è in attesa di ulteriori elementi, appena insomma, saranno chiuse le inchieste. Ma purtroppo i commenti e le analisi dall'esterno si fanno senza avere in mano tutti gli elementi che invece hanno in mano gli inquirenti e Voi vi quindi non ci resta che essere fiduciosi che quegli elementi siano sufficienti per fare chiarezza. tutelerete in qualche maniera dopo questa, in questa inchiesta, Presidente? In che senso? Con l'associazione dei calciatori sono stati in ballo anche molti nomi di poi ragazzi che non sono Sì, entrati come ho detto, niente. ancora non si è stata fatta chiarezza, ma già gli inquirenti avevano escluso nomi che avevano fatto gola ai mezzi di comunicazione, quindi sicuramente è stata abbastanza imbarazzante anche da parte di chi ha fatto quei nomi, insomma, tirare in ballo giocatori e anche società che alla luce di fatti fino ad oggi insomma, no, non sono stati coinvolti degli inquirenti. Come ho detto prima, gli elementi non li abbiamo tutti, poi l'associazione calciatori vuole tutelare la categoria dei giocatori che si comportano bene e che hanno anche la voglia di dimostrare, insomma, che non è che perché ci sono casi di questo tipo si debba tirare in ballo tutta la categoria. Certo. Presidente, l'ultima domanda, poi non ti tolgo il disturbo. Senti, io sto vedendo che quest'anno molte squadre di Serie C hanno avuto difficoltà a portare avanti la stagione perché i campionati poi costano tanto e non ci sono gli introiti che ci sono in Serie B o A, quei diritti televisivi. Secondo te in futuro ci sarà la possibilità che in Serie C vengano iscritte squadre, che so, la Juventus, come succede in Spagna col Barcellona B, il Real Madrid B, squadre professionistiche che mandino squadre di riserve nei campionati di Serie C per salvaguardare la categoria e perlomeno dare anche più diritti ai calciatori stessi. Ma il discorso delle Garanzia anche di difficoltà economico. che ci sono in Lega Pro è sicuramente da valutare bene le norme per le iscrizioni, le richieste di solidità, soprattutto patrimoniale delle società, che diano garanzie di solidità appunto economica che si traduca poi anche nella regolarità dei campionati, perché è ovvio che una società che è in difficoltà economica dal primo giorno poi sia sicuramente una situazione negativa per tutta la categoria, per tutto il girone. Il discorso delle seconde squadre, io ho giocato in Spagna un paio d'anni, secondo A me Levante. è una realtà ben consolidata, che va avanti da anni, che va avanti sembra bene e probabilmente potrebbe essere ipotizzabile anche in Italia, insomma bisognerà valutarla bene, bisognerà anche capire le parti in causa se sono più o meno interessate e quali sono i pro e i contro. Sicuramente sono avere squadre B come sono in Spagna che partecipano ai campionati inferiori può essere anche motivo poi di crescita anche dal punto di vista dei giovani in maniera importante. Presidente, io ti ringrazio di tutto, scusami il disturbo Di e niente, grazie per la disponibilità. di Grazie, niente. grazie. Ciao, Albert.